Adesso si stabilizza l'immagine e più o meno la regione equatoriale della Luna. Guardate quanto velocemente si muove nel campo, senza inseguimento attivato. Qua si vedono solo le principali formazioni, i mari, ma se vedete non c'è nessuna ombra perché il sole è praticamente a picco, quindi non ci sono le condizioni per creare l'ombra. Quello che sta comparendo adesso, quella macchia scura nella parte alta, è il mare della tranquillità. La zona dell'allunaggio dell'Apollo 11 si trova adesso in centro dell'immagine. A sinistra si incominciano a notare qualche accenno di ombra perché il sole è un po' più radente. Ecco, comparsa a sinistra Copernico, in alto in obliqua la catena degli Appennini. Si vedono le raggiere che provengono da Copernico. Ed ecco il terminatore. Qua il sole è molto basso e qualsiasi formazione viene evidenziata dai giochi di luce e ombra. Il cratere. Vedete i crateri che sono solo parzialmente illuminati. Qua l'esposizione comincia a fare un po' le bizze perché c'è gran parte del campo nero.